Giovedì 8 marzo, in prima visione, il video documentario di Maria Grazia Silvestri, Islam Women Emancipation via Sport. Il video documentario permette di comprendere come lo sport sia diventato veicolo di emancipazione per le donne nei paesi islamici. E dovrebbe essere al telefono con noi Maria Grazia. Buongiorno a tutti! Ciao Maria Grazia! Ciao Maria Grazia, benvenuta a Radicchio Rosa! Grazie, grazie mille. Allora Maria Grazia, ci puoi raccontare qualcosa in più? Ci vuoi parlare di questo video che domani appunto andrà in prima visione presso la sala delle colonne delle murate di Firenze? Sì, volentieri. Allora, innanzitutto grazie che mi date questa opportunità di poter parlare del documentario. È un documentario molto potente sotto molti punti di vista. Dal punto di vista religioso, perché affrontiamo il conflitto interiore che queste donne sportive islamiche affrontano quando partecipano alle manifestazioni sportive. Infatti, molti non sapranno che in alcuni sport il velo islamico non viene ammesso. Allora, il mio documentario affronta il problema religioso che queste donne devono affrontare prima di partecipare alla manifestazione sportiva. La religione islamica da una parte, il velo dall'altra, la passione dall'altra. Ci troviamo nel mezzo. Il mio documentario ha analizzato 5 donne, una di queste tutte islamiche, hanno portato il loro contributo. La cosa fondamentale e la cosa importante è che è stato molto bello. Io come donna occidentale me ne sono ben guardata dall'intervenire, ho solamente assistito, ho raccolto l'esperienza di queste 5 donne. Una è Bodin Kamel, candidata presidenziale, l'altra fa parte del gruppo politico dei Fratelli Musulmani, la dottoressa Manal, le altre 3 sono donne sportive. La cosa importante è che tutte queste donne sono emancipate, nel senso che possono viaggiare, hanno un loro lavoro, hanno ottenuto dei soldi grazie alle vittorie sportive e si stanno costruendo il loro futuro. Ecco, benissimo. Il video inoltre sarà trasmesso sempre domani, se non sbaglio, alle Nazioni Unite, giusto? Io non so chi ringraziare, perché il mio documentario è finito poco tempo fa e è stato visionato dall'organizzatore del 56esimo Commission Status of the Woman per la sezione del Middle East, scusami, ho sbagliato la pronuncia in inglese. Non ti preoccupare. Se ne sono innamorati e hanno chiesto l'autorizzazione di poterlo trasmettere prima che iniziassero i lavori come forma di celebrazione, perché il messaggio contenuto nel documentario è un messaggio positivo. Solitamente voi sapete che in Egitto c'è stata la rivoluzione egiziana, quindi tutti quanti si sono domandati il ruolo delle donne, cosa è successo nell'Egitto post Mubarak e come è modificata la situazione per i giovani, ma soprattutto per le donne. E quando hanno visto il mio documentario, se ne sono innamorati, mi hanno chiesto l'autorizzazione, ovviamente subito concessa. Ovviamente. Subito, immediatamente, non c'è niente, prendetelo. Perché io sono estremamente, io devo dire la verità, io sono strafelice che il mio documentario sia piaciuto, perché io sapevo di aver fatto una cosa che poteva interessare, però non credevo che ottenesse questo interesse così marcato. E soprattutto poi, quando anche il Comune di Firenze mi ha regalato questa opportunità di poter visionare, quindi condividere il mio documentario con la mia città, anche a Firenze, io non ho saputo dire di no. No, io sono strafelice. Io ringrazio l'assessore delle pari opportunità e ringrazio soprattutto la Fondazione Robert Kennedy per i diritti umani che mi danno questa opportunità. Ci credo. Senti, un'ultima domanda. Quanto è stato difficile, diciamo, raccogliere tutto il materiale per questo video? Allora, dunque, io sono stata in Egitto per quasi un mese e abbiamo fatto più o meno 25 giorni di ripresa. È stato veramente molto duro, non tanto per la difficoltà intrinseca di fare un documentario, che è quella uguale per tutti, quanto per le donne arabe non amano farsi riprendere, sono un po' retrose, sono molto riservate, soprattutto l'Egitto post rivoluzione 25 gennaio. È complicatissimo fare le riprese in mezzo alla strada, non siamo a Firenze. Quando tu sei in mezzo alla strada, tu ritrovi quasi sempre un militare e questo è il diritto di chiedersi chi sei, cosa stai facendo, senza nessun motivo. Quindi io ho vissuto sulla mia pelle quello che vuol dire essere
tra virgolette, egiziani. Erano terrorizzate le ragazze di girare in mezzo al Cairo. Abbiamo avuto dei grossi problemi. Finalmente, sono mille difficoltà, mille permessi. Ce l'abbiamo fatta. È stato difficilissimo da quel punto di vista, però dopo ce l'abbiamo fatta e abbiamo finalmente fatto un bel montaggio. Sono state anche veloci perché, ti ripeto, da settembre il documentario è stato finito qualche mese fa. Abbiamo fatto il voiceover in lingua inglese perché doveva andare alle Nazioni Unite e domani lo vedremo tutti quanti finalmente qui a Firenze. Ok, perfetto, noi ti ringraziamo di essere stata qui con noi. Ricordiamo giovedì 8 marzo in prima visione appunto Islam Women Emancipation via Sport, video documentario di Maria Grazia Silvestri. Ricordiamo ingresso gratuito alle ore 19 presso la sala delle colonne delle murate a Firenze. Maria Grazia, volevo solamente aggiungere una cosa, scusami, sì? Se ti ho interrotto. Ci mancherebbe. Che il documentario è in lingua inglese, arabo con voiceover inglese, quindi tranquilli che capiamo tutti quanti. Perfetto, Maria Grazia, grazie ancora di essere stata qui con noi, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille, grazie a tutti, ci vediamo domani, ciao. Ciao, ciao.